Allora, commento rapidamente, cominciate a guardare perché lo cancellerò tra pochi minuti. La cosa che dovete ricordare è che quando avete una soluzione, quando avete un'equazione dell'oscillatore armonico, la soluzione generale è un coseno più un seno. Non dimenticatelo mai, l'abbiamo usato ripetutamente stamattina. Allora, nell'esercizio qual è la situazione? Finché il corpo è ancora in contatto con la massa, la legge oraria è la parte rossa, la velocità è la parte rossa, l'accelerazione è la parte rossa. Quando l'accelerazione diventa zero e sta per diventare negativo, ecco che avete il distacco. Ok? Quindi la curva, le curve rosse valgono solo finché il corpo M maiuscolo è in contatto. Quando arrivate a T quarti, cos'è T quarti? T quarti è un quarto di tutto questo tempo. E questo tempo cos'è? È di nuovo il T che sto usando in questo esercizio qui. Quindi questo T quarti è un quarto di questo periodo che sto per scrivere. È 2 pi greco radice di m più m grande diviso k. Quindi a un quarto di questo avviene il distacco. Quello è l'istante in cui avviene il distacco. A quel punto non è più vero, la parte bianca non è applicabile, solo la parte rossa è applicabile finché c'è contatto. Avvenuto il distacco, ho disegnato solo per così riuscite a vedere l'andamento di cosa sarebbe se il corpo M e il corpo M piccolo si muovessero assieme per davvero, farebbero la curva bianca, ma la massa M grande si stacca nell'istante T quarti, che vale quello. Quindi mettendo dentro il valore di K, il valore di M piccolo, il valore di M grande, voi calcolerete un tempo a cui avviene il distacco. Avvenuto il distacco, la particella, cioè il corpo di massa M, che velocità ha? La velocità della particella di massa M grande è a questo valore di velocità. Quindi se vi chiedo qual è la velocità, l'energia cinetica del corpo di massa M grande, l'energia cinetica è un mezzo M per la velocità al quadrato. Eccola qua la velocità. E quindi quella è l'espressione energia cinetica. Non capisco perché state facendo rumore. Ma non lo capisco, siete pazzi. Mi state provocando, siete pazzi. Dopo il distacco cosa fa lo stantuffo? Lo stantuffo è rimasto attaccato alla molla perché ci è saldato. Quindi, quando avviene il distacco? Il distacco, come si vede da questo disegno, avviene nella posizione x uguale a 0, perché quello è il punto dove la forza dall'essere verso destra comincia ad essere verso sinistra. Quindi dall'essere un'accelerazione positiva passa ad essere un'accelerazione negativa. Quindi quando la molla è a x uguale a 0, quando i corpi passano per la posizione di equilibrio, avviene il distacco. Ma avviene in velocità, perché in quel momento, benché il corpo è a zero, la posizione di equilibrio, lui ha una velocità. Quindi qual è il tipo di soluzione che dovete discutere per guardare, per chiedervi cosa fa lo stantuffo? Qual è la parte? Qual è il pezzo? E questo è il pezzo che dovete usare, perché è il tipo di esercizio dove il corpo si trova nel punto di equilibrio, ma in velocità. Quindi, quello che vi serve per continuare la discussione è questa parte qua, che è un seno, ed è la velocità iniziale diviso la omega, ma la omega che è qui è quella che appare qua sotto, è quella che appare nell'equazione, eccola qua, è questa. Quindi dovete chiedervi qual è la omega che è pertinente allo stantuffo una volta che si è perso la massa sul groppone. Una volta che la massa M grande è data via, la omega cambia! E quindi, vedete, ecco cosa dovete scrivere. Per tempi superiori a t quarti, quindi se volete, t maggiore di t quarti. Cos'è t? È quello là, Allora avete la x dello stantuffo in funzione del tempo, che è un seno, con la velocità iniziale diviso la omega 0 pertinente. E la omega 0 pertinente è radice di k diviso m piccolo. Non c'è più m grande tra i piedi.
E il seno è omega 0t, con l'omega 0 pertinente non c'è più m grande sul groppone. Quindi questa è la vostra posizione in funzione del tempo dello tuffo una volta avvenuto il distacco. Che si semplifica, vedete questa K si elidono, avete radice di m piccolo diviso, eccetera, leggete. Qual è la velocità? La derivata. Fate la derivata, vedete che uscirà fuori questo omega 0 qui. Eccolo qua. Il seno diventa un coseno, fate le semplificazioni mm, ovviamente appare che la velocità inizia, la velocità ha un'ampiezza che ovviamente questa qua la riconosciamo, no? Non è la velocità con cui lo statuffo inizia, questa è la velocità iniziale, lo sapevamo già, quindi al limite uno poteva scriverlo già la velocità dello statuffo, la scriveva come velocità iniziale per un seno, perché inizialmente per un coseno, perché inizialmente lo statuffo ha una velocità. La velocità iniziale cos'era? Era quella ereditata dal moto comune, m piccolo più m grande, avveniva lo distacco a x uguale a 0, ha la velocità, quindi è un coseno, quindi la velocità è un coseno, ma con quale omega? Con l'omega pertinente, no? Cazzo! Dovete avere le idee chiare! Quindi qual è l'energia cinetica dello statuffo dopo il distacco? Vedete che potete riscriverla così, perché avete questa è la velocità, dovete elevarlo al quadrato e poi dovete moltiplicare per un mezzo m piccolo la massa dello statuffo, eh? Quindi moltiplicate questo al quadrato, avete la radice quadrata da via, avete un a che diventa un a quadro e il coseno diventa un cos quadro e potete ricombinare così, dove appare la stessa combinazione magica, questa qua. Notate come l'energia cinetica dello statuffo non è costante il tempo, è un coseno quadro. Perché è attaccato a sta cazzo di molla? Lo statuffo sta andando avanti e indietro. Ma qual è l'energia cinetica massima dello statuffo? Ce l'ha quando la velocità è massima, cioè quando passa per x uguale a 0, quando passa per la posizione di equilibrio, quando la molla non è distorta. È lì dove la velocità è massima e l'energia cinetica è massima. E qual è l'energia cinetica massima? Vedete che il coseno quadro sostituite con 1 e avete che la forma molto interessante, molto suggestiva, che poi discuteremo, che l'energia cinetica del proiettile più l'energia cinetica massima, se volete, max, dello statuffo è uguale a un mezzo k a quadro. Perché questo è m grande diviso m piccolo più m grande, questo è m piccolo diviso, quindi quando sommate assieme avete, no? Quindi un mezzo k a quadro, quando parleremo dell'energia potenziale, rappresenta il valore di energia che questa molla ha per il fatto di essere compresso. E quella energia potenziale non vede l'ora di convertirsi in energia di movimento. E quando la molla viene lasciata scatenarsi, parte dell'energia potenziale viene convertita nell'energia di movimento del proiettile. L'altra parte, sputacchio, l'altra parte di questa energia che è il serbatoio, cioè che la molla immagazzina, questa energia potenziale, viene un po' al proiettile e un po' a sto benedetto statuffo. Però l'energia cinetica dello statuffo non è in realtà costante e se io facessi il grafico sarebbe una cosa del genere, dove ho l'energia cinetica ha un valore massimo che è questo qui, per l'appunto un mezzo k a quadro. Come vedete l'energia, questa grandezza qua che è in rosso è caratterizzata dalla molla, no? È da quanto voi avete distorto la molla, avete caricato la molla di una distanza a, avete compresso la molla di una distanza a. Quindi questo caratterizza il fatto che voi avete caricato la molla di una certa quantità e la molla ha una certa costante elastica. E poi c'è m piccolo diviso m piccolo più m grande. E questo è un coseno quadro. Quindi se questo, io prima disegno un coseno, con che periodo? Non con questo periodo qua, no? Con un nuovo periodo. Questo è un periodo nuovo. Chiamiamo t primo. Cos'è? 2 pi greco radice di m diviso k. Io disegno un nuovo periodo. Individuo
il grafico base, che è un coseno, quindi è una cosa del genere. Però devo fare cosa? Il quadro, cosa succede? Che il valore meno questo qua diventa questo, e quindi ho una cosa che è del genere. Questo è 0, rimane 0, 0, 0 al quadrato è 0. Questo al quadrato è questo valore, questo al quadrato, ovviamente, se questo è il grafico di coseno, quindi è una cosa del genere. Vediamo un attimo, vediamo di farlo decentemente. Questo è un numero. Prima disegno il coseno. Questo che ho disegnato è il coseno. Adesso disegno cos'è il quadro. Questo è 1, 1 al quadrato vale 1. 1 al quadrato vale 1. Meno 1 al quadrato vale 1. Quindi questo è un numero inferiore a 1. Quando elevo al quadrato un numero inferiore a 1, cosa ho? Ho un numero più piccolo, no? Quindi cos'è il quadro? È sotto, quindi ho un disegno che, vabbè, farò un po' schifo, ma una cosa del genere. Ok? Passa sotto. Ok? Quindi il grafico dell'energia cinetica dello stantuffo in funzione del tempo è questa curva rossa. Va da un valore massimo a zero. Perché l'energia cinetica è positiva, no? La velocità quadro. E se io vi chiedo qual è l'energia cinetica media dello stantuffo? È metà. Quindi l'energia cinetica media dello stantuffo è uguale a metà di questo valore massimo. Ok? Quindi oscilla nel tempo. Se io vi chiedo qual è il valore medio di un coseno, è 0, no? Oscilla da 1 a meno 1, e in media oscilla attorno a 0. Invece cosa fa il coseno quadro? Oscilla attorno a metà. Giusto? Tutte anticipazioni del concetto di energia, Quindi l'energia cinetica non è costante dello stantuffo, perché ci sono momenti in cui vale 0 e ci sono momenti in cui vale molto. Va bene, Marcello. Quindi non tutta l'energia immagazzinata dalla molla. Quant'è l'energia immagazzinata dalla molla? È un mezzo k a quadro. Non tutto va nel proiettile. Una parte è sprecata perché rimane nello stantuffo. Se volete massimizzare l'energia trasferita al proiettile, dovete far cosa? Diminuire la massa dello stantuffo, non vi pare? È minore di 1. Se volete aumentare la frazione dell'energia disponibile, dovete diminuire m, no? Non vi convincete? Guardate questo. Immaginate che voi volete che lo stantuffo abbia una massa piccola. Studiate il limite, studiate il limite. Per la massa dello stantuffo che diventa piccolo. Quindi volete scrivere, volete che lo stantuffo abbia una massa piccola, quindi io voglio riscrivere questa equazione facendo apparire frazioni di questo tipo, perché sarebbero minore di 1 e posso quindi in un opportuno limite trascurarlo. Quindi cosa faccio? Prendo questa espressione e la riscrivo mettendo in evidenza rapporti di questo tipo. Guardate, il denominatore cosa faccio? Metto in evidenza cosa? Finora non ho fatto nessuna approssimazione, è la formula giusta, semplicemente scritta in maniera furba. Ecco che vedete che se lo stantuffo ha una massa trascurabile rispetto alla massa del proiettile, questo tenderà a zero,
e quindi questo tende a tutta l'energia immagazzinata dalla molla. Nella misura in cui questa non è zero, ecco che non tutta l'energia va nel proiettile. Queste sono le classiche considerazioni da orale. Ovviamente in uno scritto metterei dei numeri, però prima di manipolare i numeri dovete avere una formula algebrica, no? Ok, cos'altro? Bungee jumping l'abbiamo fatto. Vabbè, facciamo anche qualche altro piccolo esercizio. Immaginate una cosa del genere, in cui avete un corpo 2 e un corpo 1 attaccati da un filo ideale, eh? Quindi un filo ideale, oltre ad avere massa trascurabile, cos'è? È inestensibile, e quindi è come se la molla fosse infinitamente rigida, eh? E un filo ideale è una specie di molla, se volete, di massa trascurabile, ma che non riuscite ad allungare perché la costante elastica è troppo grande. È un modo per pensare, così i concetti in qualche modo si rimpallano. E immaginate di avere un gancio qua e voi vi attaccate e tirate con il vostro dito e tirate con una forza, magari F0, che leggete sul dinamometro o uno strumento a cui voi sapete che state applicando un certo numero di newton, eh? E voi volete sapere qual è l'accelerazione di questo trenino, il filo inestensibile, e volete sapere qual è la tensione del filo. Cioè è evidente una cosa che vorrei discutere. Io sostengo la seguente cosa, che silenzio, se no di nuovo do anche questo per dato. Il corpo 1, siccome io devo scrivere l'equazione del moto del corpo 1, è soggetto a quale forze? È soggetto alla forza che leggete sul dinamo, cioè la vostra forza esterna. Poi c'è una forza interna che nasce dall'interazione con il corpo 2. E io sosterrò in questo esercizio, poi magari lo giustifico, quindi prendetela come una specie di ipotesi di lavoro, che lui sentirà una forza che è la tensione del filo, che è qui, cioè il filo sta tirando sul corpo 1 in questa direzione, si immagina, eh? Poi dobbiamo un po' convincerci, la matematica alla mano, se la direzione della forza che è dovuta all'interazione tramite il filo sia verso sinistra. Se è verso sinistra dovrà apparire con un segno algebrico negativo. Quindi questa qua rappresenta la forza che il corpo 1 sente per effetto dell'interazione con la 2, dovuta al filo, tramite il filo, è il filo che media la forza, che trasmette la forza. E io sostengo che questa tensione qua, questa forza che io scrivo così, che ha un verso algebrico, almeno in questo disegno, speriamo che ce l'abbia posto, io sostengo che la forza che la 2 sente dovuta alla 1, è un concetto sottile questo, attenzione, la 1 e la 2 non sono in contatto. Sono in contatto diretto, la 1 è in contatto col filo e la 2 è in contatto col filo, ok? Quindi dire che, non accorcio perché non ho molto spazio di disegno, dire che la forza che il filo esercita sul blocco qui sia uguale e contraria alla forza che il filo qui esercita su questo blocco è un po' un azzardo, perché è mediato dal filo. Ma faremo questa ipotesi, eh? Faremo l'ipotesi che con un filo ideale, di nuovo, cos'è ideale? Ha due cose: massa trascurabile e è inestensibile. E nell'ipotesi ideale sostengo che la tensione del filo, cioè la forza che la 1 sente dovuto al filo, qui è uguale e contraria alla forza che la 2 sente per effetto del filo. Come se questi qua fossero le forze di Newton, no? Azione e reazione. Ma a rigore, azione e reazione è quando il corpo 1 interagiva direttamente con la 2. Lo sta facendo tramite il filo, c'è un intermediario qua. C'è un intermediario qui.
E spero che alcuni di voi si ricordano gli esercizi che avevo fatto tempo fa. Avevamo il trenino fatto con tre corpi. C'era un corpo in mezzo. Voi non vi dovete stupire che la forza che la 1 sente dovuta alla 3 sia diverso dalla forza che la 2 sente dovuta alla 3. Perché per quale motivo dovrebbe essere che la forza qua, che la 1 sente dovuta alla 3, sia uguale alla forza che la 2 sente dovuta alla 3? Quindi il filo è un terzo corpo. Per quale motivo questa freccia, che rappresenterebbe la forza che la 1 sente dovuta al filo, dovrebbe essere uguale alla forza che la 2 sente dovuta al filo? Quindi se questo non vi stupisce, allora uno deve dire, ma prendiamolo come ipotesi, non ci credo molto, ma lavoriamo un po'. Se questo è vero, se io sostengo per fare l'esercizio che sono uguali, quindi come si registra? Corpo 1, massa del corpo 1 per l'accelerazione del corpo 1 uguale alle forze che agiscono sul corpo 1. Abbiamo, se questa è la direzione positiva, decido che quella è la direzione positiva, questo ha lo stesso verso, quindi entra con un segno più. Questa forza qua entra con un segno negativo, la chiamo T, la forza del filo. Scrivo l'equazione del corpo 2. Corpo 2 cosa vede? Vede questa forza qua, nello stesso verso, quindi entra con un segno più. E scrivo con lo stesso T, è un'ipotesi. Se questo è vero, per il momento comunque ho un problema, perché ho due equazioni con tre incognite. Non conosco T, ma non conosco neanche 1 a 2, sono tre incognite. Ma il filo è inestensibile, quindi le accelerazioni a 1 e a 2 sono uguali. Quindi faccio così. A questo punto un metodo per eliminare una delle variabili è di ottenere A sommando a membro come abbiamo fatto. Quindi abbiamo M1 più M2 per la A comune uguale, se questo e questo sono per davvero uguali o contrarie, se sono come delle forze interne, se posso veramente dire sì è vero il filo fa l'intermediario però non cambia il valore del modulo della forza, allora questi due si cancellano, rimane F0 e trovo A subito. A è uguale a F0 diviso la somma delle masse comuni. E questo era un risultato abbastanza banale da ottenere, non vi pare? Ho una forza che è applicato a un treno di massa complessiva M1 più M2. Ma una volta che ho trovato A posso dire cos'è la tensione. Per esempio la tensione qua è uguale a M2 per A, quindi è M2 per M1 più M2 per F0. D'accordo? Adesso facciamo un treno a 3 e vedo di convincervi. Gancio è qui, tiro con un dinamometro, leggo la forza F0. Qua c'è un filo inestensibile, ideale, e massa trascurabile. C'è un altro filo, sono due fili adesso, entrambi ideali. Quindi qual è? Cioè, questo è un filo, chiamiamo il segmento A, e questo è il segmento B. Avrò una forza che agisce sul corpo 1 dovuto al filo, lo disegno. Sostengo che benché il filo faccia intermediario, la forza che la 2 sente dovuta al filo attaccato al 1 avrà lo stesso modulo, uguale contraria. Questo, quindi questo modulo, questa freccia qua, la chiamo TA, perché appartiene alla tensione che c'è nel filo del segmento A. Qua la stessa ipotesi, dico che la 2 sente una forza per effetto dell'interazione con questo filo, che è attaccato al corpo 3. Quindi ci sarà una forza di qua. Attenzione, queste frecce devono essere di modulo diverso, cioè la TA e la TB devono essere diverse. Quindi se questa è una freccia, sostengo che la freccia che la 3 sia tenuta per il filo B sia lo stesso. Quindi questo è TA a sinistra, quindi questo è se questa è la direzione positiva, questa freccia è meno TA,
questa freccia è più TA, questa freccia è meno TB, questa freccia è meno TB. Ma TA e TB non sono uguali, sono in fili diversi. Sono in fili diversi. Quindi quando fate sto disegno, fate in modo di lanciare a voi stessi un messaggio abbastanza chiaro, quello che sto cercando di fare adesso. Che queste due frecce stiamo immaginando che siano uguali, ma questa qua non ha nessun motivo di essere uguale a quello, perché è un altro segmento di filo. Ok? Quindi l'equazione del moto del corpo 1 saranno tutti i fili inestensibili quando le accelerazioni saranno uguali, quindi non scriverò più A1, A2, A3, ma scrivo la A comune. La legge del moto del corpo 1 cos'è? M1A, c'è la forza esterna F0 che è di là, quindi è positiva, e c'ho la forza TA che è verso sinistra, quindi entra con un segno meno. Poi c'ho l'equazione del moto del corpo 2, accelerazione comune. Lui cosa vede? Ha TA di là e TB di là, quindi è uguale a più TA meno TB. Il corpo 3, accelerazione comune, lui vede una forza TB verso destra, quindi entra col segno più. Quindi ho tre equazioni e tre incognite. Quindi una delle incognite la A, la più facile di cavare, sto sommandole assieme, perché si vede in maniera molto suggestiva come, se volete, potete pensare che le forze interne si controbilanciano, che questo è uguale al contrario a questo, questo è uguale al contrario a questo, quindi tac 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 e rimane F0. Quindi la prima variabile è la più facile, che potevamo anche scrivere senza fare le formule, perché abbiamo che l'accelerazione è uguale alla F0 che deve far accelerare un treno con una massa complessiva M1 più M2 più M3. Questo era, potevamo scrivere subito. Ma anche avendola scritta subito rimaneva da dire cos'è TA. E per avere TA e per avere TB avete bisogno di essere in grado di scrivere questo. Chiaramente dall'ultimo ottenete subito TB, quindi TB è uguale a M3 per A, quindi avete M3 diviso M1 più M2 più M3 F0. E TA cos'è? Con un po' di aritmetica, TA è uguale a M2 per A più TB. Quindi questo serve fare un po' di conti. Quindi abbiamo M2A, aiutatemi a non sbagliare, quindi abbiamo M2 per A quindi A è questo, M2 per A è quello, più TB, che è questa roba qua, e vedete che qui il TA è diverso da TB, non vi pare? TA e TB non sono uguali. Ma cosa succede se M2 la fate attendere a 0? Cosa succede se M2 la fate attendere a 0? Cioè se questo signore qua diventa di massa trascurabile rispetto a questi due, cosa succede? Quindi per M2 molto più piccolo di M1 e M3 diventa che TB è circa uguale a TA e tenderà a essere uguale nel limite che questo sia uguale a 0. Ok? D'accordo? D'accordo? Quindi nella misura in cui se questo è un corpo e questo è un altro corpo e le collegate con un filo, nella misura in cui la massa di questo filo, d'accordo, è estensibile, ma nella misura in cui la massa di questo filo è molto piccola rispetto a queste masse, allora la tensione qua è uguale alla tensione qua. È quello che l'esercizio vi sta dicendo. Non mi credete? Corpo 1, corpo 2 collegate con un filo fisico.
questo è il gancio, questo è la forza F0. Quant'è la tensione del filo qui? Qual è la tensione del filo qui? Qual è la tensione del filo qui? Qual è la tensione del filo qui? Non vi ricorda qualcosa? L'esercizio che ho fatto 2 ore fa? Un filo non di massa trascurabile, la tensione varia a seconda di dove siete sul filo. Perché voi potete sostituire questo filo qua con un oggetto di questo tipo, dove questo è il corpo 2, questo è il corpo 1 e mi sta bene, e il filo, fate un modello di tante masse così. Cioè il filo la pensate non una cosa di massa trascurabile, ma fatta di tante masse in treno. E quindi dovete capire da questo esercizio che ho appena fatto, perché lo chiederò a un orale, di se voi avete una sequenza di questo tipo, quant'è la tensione qua? Quant'è la tensione qua? Quant'è la tensione qua? Quant'è la tensione? È evidente che la tensione non è uguale in questi pezzi, no? Come non sarebbe uguale qua? Se sostituite il vostro filo ideale e il vostro filo reale con un modello di un filo fatto così, no? La tensione qua è maggiore perché deve reggere il peso di tutto. Qua è già inferiore perché deve reggere il peso non solo della cosa in cima, no? Vedete che la tensione qua è più grande di qua, di qua, di qua. Analogamente, qua dove sarà la tensione maggiore, secondo voi? Qui, no? Quindi nel limite che questo signore ha una massa molto piccola, allora la tensione qua è uguale alla tensione qui. Nella misura in cui queste masse sono veramente piccole, la tensione qui è uguale alla tensione qui. Se le masse non sono piccole, col cazzo la tensione è uguale. D'accordo? Meditate su questo, eh? Meditate, meditate, meditate. Variazione. Variazione sul tema. Sempre più veloci andremo. Mi dica, 10 minuti? Sempre più veloci andremo. Dovete padroneggiare le idee in un contesto semplice, poi essere in grado di applicarle in vari contesti, sempre più complicati. Questo è un tavolo con un precipizio. Tavolo lubrificato. Qua c'è un corpo. Qua immaginate che ci sia una struttura all'estremità della quale c'è, se volete, un cilindro, e il cilindro è ben lubrificato, e attorno a questo cilindro, cioè, c'è un filo che viene deviato dal cilindro verso il basso, e qua c'è un corpo a penzoloni, corpo 1 e corpo 2. Qui sia ben lubrificato, niente attrito. Poi lo metteremo dopo, e neanche qua c'è attrito. E non c'è attrito con l'aria. Cosa succede? Allora, attenzione, il filo sia ideale, cioè massa trascurabile e inestensibile. Allora, il fatto che la massa è trascurabile mi dice che la tensione, io sarò molto veloce qua, non posso essere pulito e spiegarvi ogni cosa, dovete un po' interiorizzare, pensarci voi. Io sostengo che questo corpo 1, se io dovessi scrivere la sua legge del moto, intanto il corpo 1 che tipo di moto fa? Fa un moto rettilineo lungo la verticale. Il corpo 2 fa un moto rettilineo lungo l'orizzontale, almeno fino a che il 2 non viene trascinato oltre il burrone, d'accordo? Fino alla catastrofe. Il corpo 2 fa un moto orizzontale, il corpo 1 fa un moto verticale, ma i due moti sono correlati, sono addirittura legati assieme dal filo, no? Quindi se il corpo 1 scende di 10 cm, cosa fa il corpo 2? Va a destra di 10 cm, perché? Perché il filo è inestensibile. Se il corpo 1 scende a una velocità di, non so, 10 cm al secondo, la velocità del corpo 2 è verso destra di 10 cm al secondo. Se il corpo 1 accelera verso il basso con un'accelerazione di 10 cm al secondo al secondo, il corpo 2 accelera verso destra con un'accelerazione di 10 cm al secondo al secondo.
Quindi se io chiamo questa la direzione positiva, quale sarà la direzione positiva di questa? Questa. Andare giù vuol dire andare a destra. Quindi le direzioni positive sono legate, sono correlate, perché sono di fatto legate assieme queste due cose. Scriviamo quindi l'equazione del moto del corpo 1 che è in questa direzione, sarà il corpo 1 per l'accelerazione nella direzione 1, ma non metto un pedice perché sarà uguale all'accelerazione orizzontale del corpo 2. La legge del moto del corpo 1 è soggetta a quale forza? C'è la forza peso, che è m1g. Perché lo scrivo col segno più? Perché ho scelto di mettere la direzione positiva, lascio il basso, per quello entra col segno più. Poi c'è un'altra forza, c'è una forza che l'uno sente per l'interazione del filo e sarà presumibilmente verso l'alto, ok? Quindi scriverò meno t. L'equazione del moto del secondo corpo avrà la stessa accelerazione. Certamente questa è un'equazione nel piano orizzontale, questa è un'equazione lungo la verticale. Ma i due moti, l'accelerazione, quanti centimetri al secondo, sono gli stessi, perché il filo è estensibile. E qua, nel moto del corpo 2, c'è solo la forza che nasce dall'interazione della 2 con il filo. Ma io sostengo che, essendo il filo di massa trascurabile, la forza che il corpo 2 sente per effetto di filo ha lo stesso modo di questo, e la direzione è questa. Questa forza qua e questa forza qua, se questo è T verso l'alto e questo è T di là, questo qui è nella direzione positiva, quindi questo scrivo col segno più. Dovete convincervi di questo fatto. Certo che se il filo non fosse ideale, non tanto nella sua inestensibilità, potrebbe essere una catena che è di acciaio con una costante elastica molto grande, praticamente inestensibile, ma non ha una massa trascurabile, allora non sarebbe vero che la freccia che devo disegnare qua è uguale alla freccia che è qua. Sono uguali nella misura in cui la massa di questa catena è trascurabile. Ok? Ecco che ho le due equazioni che sono correlate tra di loro. Uno scende e uno va a destra. Uno accelera verso il basso, uno accelera verso destra della stessa quantità. Queste sono uguali, opposte. Quindi se volete potete dire che questa è una specie di coppia reazione, azione-reazione. Ma va con molte pinze, Guardate come non sono neanche nella stessa direzione. Moduli uguali... ma la direzione non è proprio contraria, non mi pare. Due equazioni, due incognite. Una, l'accelerazione è più facile, la somma, quindi m1 più m2 per l'accelerazione comune è uguale a m1g, perché questo cancella questo, quindi deducete che a è uguale a m1 diviso m1 più m2g. È interessante, vuol dire che il corpo 1... intanto l'accelerazione è positiva, quindi cosa vuol dire? Se la interpretate come l'accelerazione del corpo 1, vuol dire che il corpo 1 scende. Se la interpretate come l'accelerazione del corpo 2, il corpo 2 va a destra. Quindi sono spacciati, ok? E prima o poi la 2 verrà portato oltre il bordo, è questione di tempo. Notate però che se non ci fosse il filo, se io tagliassi il filo, il corpo 1 cadrebbe con l'accelerazione G. Invece col filo attaccato e in cima al piano il corpo 2, l'accelerazione non è G. Cosa succede se questo corpo ha una massa molto diversa da questa? Ci sono due limiti, no? Uno è che la massa della 1 sia molto maggiore della massa della 2, uno è che la massa della 1 sia molto minore della massa della 2. Facciamo questo prima, no? Quindi immaginate che qui ci sia un pianoforte a coda. Quindi voi siete in alto, questo è una persona mingherlina, tra l'altro non c'è attrito qua, quindi come se fosse su pattini, su rollerblade, e sta tirando un... ecco qua il pianoforte a coda. Quindi con le chiavi, ed ecco il coperchio, ok? Cosa succede? Attenzione, non c'è attrito qua, Lui non riesce a piantare i piedi, scivola. È spacciato se è legato, no?
Lui è un suicida, quindi è legato attorno al corpo. Vuole suicidarsi. Però cosa succede? Qual è l'accelerazione? Siccome stiamo, qual è il corpo? Questo qua. Quindi stiamo immaginando questo scenario. Prendo quella formula e cerco di scriverla in modo da mettere in evidenza rapporti di questo tipo, no? Perché se m1 è molto maggiore di m2, allora questo è molto minore di 1. Ho tempo per fare questo o dobbiamo fare pause? Ah, faccio, no? Che cazzo? Voglio scrivere rapporti di questo tipo. Cosa devo fare? Devo mettere in evidenza rapporti di questo tipo per studiare in maniera semplice e limite. Quindi ho m1 diviso, cosa faccio? Metto in evidenza m1 qua giù, perché se faccio così ho un 1 più un m2 diviso m1 e mi c'è questo g, d'accordo? Allora, nel limite che, il, che questo qua su, massa 2, se è molto piccolo rispetto all'oggetto a penzoloni, questo qua, ovviamente subito ho questo, quindi la mia formula è semplicemente questa qua, e non ci piove, non ho fatto ancora nessuna approssimazione, ma è evidente che nel limite che m2 è molto maggiore di m1, che m1 è molto maggiore di m2, quindi che è così, che la 1, quella a penzoloni, è molto bassiccio rispetto a chi è sul piano dell'esame, vedete che tende a g. Quindi se voi siete, avete una massa molto piccola rispetto al pianoforte a coda, si spera, no? Poi c'è qualcuno che è così ciccione che viene seppellito nelle casse del pianoforte a coda, no? Ogni tanto fanno notizie. Se voi siete persone normali e vi attaccate al pianoforte a coda, con quale accelerazione andate verso il burrone? G! È come se questo cadesse e questo non gli facesse un baffo. Facciamo la pausa e facciamo il limite opposto, no?